Siamo a Monte Maggiore al Metauro per Villa Castella e in questa edizione con noi c'è la Pelican Milk e con noi Alex Savelli, chitarrista e voce. E Alex, dimmi un po', perché Pelican Milk? Pelican Milk è chiaramente una cosa impossibile, la passione per le cose impossibili. Fate musica psichedelica e ogni volta comunque cambiate per avere sempre una cosa nuova, una cosa fresca. Sì, diciamo che dopo vari album di canzoni, adesso sono gli ultimi tre dischi, sono di improvvisazione, quindi improvvisazione pura. E stati incisi sempre in castelli, case antiche, chiese, posti magici in qualche modo. Quindi ricercate un po' il luogo, perché la scelta di questa cosa? Ma non so, ogni posto che ci ispira veramente, che ci chiama a suonare, per noi è, insomma, bisogna che si creano delle condizioni. Il posto è fondamentale, il posto, gli studi che montiamo ogni volta diversi, ogni disco è fatto con uno studio diverso. E voi definite musica psichedelica? Esatto, la dilatazione della mente, diciamo. Però diciamo che droghe, niente, è più una questione di dilatazione della mente, di esplorare le possibilità imprevedibili e le possibilità possibili, anche se sono nascoste, a volte bisogna scavare per trovarle. E l'ultimo album è uscito adesso, il 1° maggio, La Casa degli Artisti, prodotto da te? Da me, la Casa degli Artisti del Furlo di Fossombrone, che hanno prestato la struttura e insomma sono stati gentilissimi. L'associazione Le Nuvole di Bologna, con cui abbiamo prodotto già diversi dischi, e io come produttore, diciamo, artistico, nel senso che ho montato gli studi, ho inciso il disco con questi musicisti fantastici. E senti, diverse collaborazioni, una delle più importanti, e poi qui ne abbiamo una. La cosa più importante che abbiamo fatto come Pelican Milk è un disco con Eddie Kramer, che è stato il produttore di Jimi Hendrix, Led Zeppelin, tantissimi della storia del rock, che ha prodotto con noi il disco Welcome nel 2003. È stata una grandissima soddisfazione. E oggi con noi chi c'è? Oggi con noi abbiamo la fortuna e il piacere di avere il grande maestro Massimo Manzi alla batteria, che ha partecipato, è evidentemente più pazzo di noi, alla realizzazione di questo disco di improvvisazione pura. Bene, parliamo con Massimo, la presentazione è buona, è pazzo. Punta loro, dove c'è il resto buona musica e improvvisazione, è già un terreno fertile dove io cerco sempre di mettermi in campo ormai da diversi anni. Anche se alcuni diciamo associano molto solamente al jazz la mia immagine, in realtà io ho sempre avuto frequentazioni anche di musiche parallele, quindi sei più poliedrico, non solo jazz. Ho ascoltato di tutto fin da ragazzo, sempre buona musica naturalmente, scartando le cose inutili, e quindi quando posso sia ascoltare che fare soprattutto della musica interessante, non troppo studiata a tavolino, come è anche un po' lo spirito del jazz, quindi in questa cosa ho trovato terreno comune nella proposta di Alex e dei suoi compagni, e il risultato lo potete ascoltare nel disco, insomma. Allora, 40 anni che suoni, più di 150 LP fatti, insomma, una bella carriera. Non è male, c'è sempre da guardare avanti, non sedersi sugli allori, anche perché purtroppo i dischi adesso si comprano un po' meno, si smerciano non come prima. Ma comunque sono delle testimonianze poi di tappe del percorso musicale che è stato fatto, che insomma, nel mio caso comprende alcuni nomi veramente interessanti con i quali sono proprio onorato di aver collaborato. Con chi hai collaborato di importante? I primi che vengono in mente fra gli stranieri, oltre alcuni musicisti che appartengono alla storia del jazz classico come Lee Konitz, Tal Farlow, Al Conn, più recentemente Pat Metheny, Eddie Gomez, diversi altri, George Garzone, eccetera. Però anche moltissimi validi musicisti italiani. Per brevità, diciamo che farei prima a dire quelli con cui non ho suonato, almeno nella fascia fino ai 35 anni, 40 anni. Insomma, dopo fra i nuovi talenti pure ogni tanto capita qualche collaborazione magari saltuaria, come nel caso del premio Urbani che si tiene qui a Camerino, che ogni anno vede una ritmica della quale faccio parte assistere i giovani talenti che si presentano per cercare di essere conosciuti.
spesso fai parte anche dell'Umbria Jazz. Ho suonato diverse volte ad Umbria Jazz, non in queste ultime edizioni, in tanti altri festival e non solo in Italia, insomma. E la passione per la musica e per il jazz? E la passione per la musica in generale è un po' ereditata in famiglia. E poi io, però i miei primi approcci emotivi con la musica sono stati più forse legati al progressive rock, al periodo dei Led Zeppelin, Emerson, Lake & Palmer, Genesis, Yes, Jethro Tull, eccetera. Beh, una buona quindi, scuola di sì. base. E il jazz c'era nel DNA di quella musica, quindi dopo è bastato un po' andare a cercare la radice di alcune di quelle cose che ascoltavo, e per via anche del momento storico particolare, senza farla lunga, a un certo punto, quasi senza accorgermi, da un batterista orientato verso il prog e dintorni, mi sono ritrovato a suonare prevalentemente jazz e mi stava benissimo, perché insomma è andata molto bene. E quindi ben vengano anche insieme al jazz, che penso ormai dopo tante esperienze di conoscere, ma anche di essere comunque sempre un territorio di una mia ricerca, di poter mi piace portare questo bagaglio all'interno anche di altre esperienze musicali come sentirete stasera. Infatti con loro già è qualche mese che collabori e mi sembra che il risultato è buono. Sentiamo anche il pubblico di Ville Castella come reagirà questa sera. Ma piacerà senz'altro. Grazie. Grazie Massimo. Ciao Sonia. Grazie Alex. Grazie a voi.